Ciao ragazzi, un saluto da Tafone, eccoci qua con un altro episodio di Battle Brothers. Allora, lo hanno riaggiornato questa notte, per cui spero che non ci sia nessun cambiamento. La partita è rimasta quella che era prima. Vediamo se c'è. Ah sì, allora devo fare. Fermi, fermi. Un arciere fatto come Dio comanda, che è un cacciatore. No, questo lo prendo. Questo lo prendo. Diretto, perché avere un cacciatore. No, lui ci sta. Allora, vediamo un po'. Ah, c'è da fare livelli a loro, è vero. Allora. So che mi avevano chiesto di entrare nel gruppo un altro paio di ragazzi. Uno è Dark Richard e l'altro è Beastie. Allora, il buon caro Beastie. Sì, vabbè. Stamattina mettiamo il buon caro Beastie e poi Dark. Allora, nel frattempo possiamo fare il livello al Teo. Gli diamo HP, fatica massima e danno. Come perk gli mettiamo, ci sta, Executioner ci sta, più danno ci sta. Allora, Al gli mettiamo miglior difesa con lo scudo. Al è pelato, vabbè, sempre attacco difesa. Qui abbiamo il buon Cartoccio secondo e gli facciamo prendere questo, che gli aumenta gli HP. Minchia, che livello basso di morale che ha. Vabbè, ok, vediamo se per caso al mercato hanno delle, se ha là col cacchio. Devo prendere degli attrezzi perché li abbiamo quasi finiti per le riparazioni. Medicamenti siamo a posto. Ah, vedete, queste fanno la legna. Secondo me ci può inserire anche il discorso di compravendita. Vabbè, non ci sono questa all'attivo. Le tracce che abbiamo, allora possiamo seguire o la carovana, oppure io volevo andare a vedere la cittadina qua sotto se ci offre qualcosa di interessante. Herbalist, grow. Questo probabilmente hanno la clay come cosa. No, bisogna proprio andare lì. C'è un armorer, ottimo. Niente di che. Cioè, roba figa, roba bella, però costa l'ira di Dio. Cioè, però aspetta, 40 per le pelli dei lupi gliele vendo volentieri, insomma. Gliele vendo volentieri. 152 sti bastardi, pensa te. Armatura, padded leather, armor, reinforced mail. Cioè questo è più grosso di questo? Sì, meno 26 di fatica però ragazzi, cioè. Vediamo un attimino come siamo messi. Beh, facciamo la cosa e poi vediamo se riusciamo a prenderle. Beh, queste possiamo venderle, questi mini buckler possiamo venderli, qua ci sono altre pelli, le possiamo vendere. Ok, riassortiamo un attimo gli item, che così capisco anche cosa abbiamo. Allora, vediamo, qua c'è un contratto. Sentiamo cosa vogliono. Beh, 730. Dobbiamo andare a dare la caccia di nuovo a. Cos'è, tipo i lupi mannari. Che sicuramente arriveranno di notte. Along the way!
vabbè, che palle di tutta sta roba qua, no. Non ve la leggo perché l'inglese non lo so, cioè, lo capisco un pochettino, ma fare solo una figura da barbarino. Eccoli qua, sono due, sono due, sono due, sono nostri, sono... Vieni qua, brutta zoccola. E dai. Perché non continuo a seguirlo, maledetto? Magari ci porta lontano, sai che figata. Engage. Beh, due lupi mannari non è niente male come soldi, eh. Ah, preso. Mancato. Ottimo. Questo. The Knight. Vabbè. Allora, scudo. Nom 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 nom. Devo riuscire a dar una mano su, però su non riesco a dar una mano. Sta a passare il turno. Ok, infilzato e mancato. Allora, deve arrivare qua, però non può fare nessun'altra azione. Lui può andare qua. Ok. Stai lupi mannari, questo è in fuga. Allora, il buon Teo gli tira una bella crocchiata. Ok, un lupo mannaro è andato. No, 5%, aspetti il tuo turno. Ok, questo sta per scappare. Bello che sono più semplici, i lupi mannari quasi di non i banditi. Boh, allora abbiamo il Teo che è ferito per un giorno, Al che è ferito per un giorno, Loot, vabbè, prendiamo questi. Accampamento direi fino al mattino. Vabbè, qua praticamente vincono dopo la battaglia di andare giustamente a riprenderci i nostri soldi. A prenderci, no, non a riprenderci, a prenderci i nostri soldi. Là sotto c'è una città. A me piacerebbe partire per l'avventura, però al momento non abbiamo abbastanza soldi. Benissimo. Ci danno la loro benedizione. E vabbè, io ti vendo anche queste, che tanto non ce ne facciamo una cippa. E... armatura di pelle lamellare. 95. Cazzo, questa è da 1.800, mi piacerebbe prenderla. Però vediamo quante ne servono prima. In realtà, allora mi servirebbe Al e il cartoccio. Perché questi sono 50 e questi sono 65. Questa è 80. Questa è 110. 405. 270 e prendiamo questa e via. Allora, gli diamo 95 questa e sì, vabbè, banale, e questa. Poi a Dalle gli mettiamo questa. Al cartoccio gli mettiamo questa. Vediamo un attimino. Il bisti 55, 50, 65. Però gli aumentiamo la fatica. Bisti cos'ha? Ah, cioè, aspetta un attimo. Vabbè, mini defense, missi da major, acere, vabbè. Un ubriacone bisti, ecco, vedi, sapevo io. Allora, ci manca un elmetto per il buon Al, che sono stufo di vederlo anche pelato, sinceramente.
cazzo, costano un po' troppo per i miei gusti. Vabbè, intanto aspettiamo, non ci sono altre... Vediamo dove possiamo andare, non ci sono altre missioni. Ma facciamo il giro qua su, dai. Torniamo qua, vediamo se troviamo qualcuno lungo la strada. Questo dovrebbero essere le tracce della carovana. Magari ci chiedono di scortarla. Di solito la carovana è un buon mezzo per far soldi. No, al momento non ci chiedono nulla, per cui noi ripartiamo. Infatti vede Trading Caravan, ma c'è qualcos'altro, c'era qualcos'altro davanti, probabilmente un'altra carovana. Banditi, sono due e non ce li facciamo scappare. Cavolo, un po' di vendetta ci vuole. Anche perché comunque si trova un po' di soldini. Si trovano, questo intanto è il mio cane che per la vostra gioia abbaia. Si trova un po' di soldini, si fa esperienza, non ce la rischiamo più di tanto. Qua intanto facciamo schifissimo. Vabbè, ha pigliato l'altro, va bene così. Maledetti, sta al loro turno. Vabbè, noi schippiamo. Tutte le missa. Ok, rimandato indietro. Quella... Attenzione. Ottimo. 32% tiro mirato. E lo prendiamo. Buono, 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 dai. Ehi, sti cazzi. Il loot devo dire che è stato molto molto, cioè per il poco che abbiamo fatto è stato molto molto buono il loot. Esperienza, un buon quantitativo di loot. Allora, qua ci sono delle altre tracce che probabilmente sono quelle dei banditi. Un'altra carovana, vediamo qua se troviamo il loro accampamento magari. Bandit Riders, sono in 5 e sembrano ben equipaggiati sto giro. Magari riusciamo ad ottenere qualcosina in più. Oddio, allora questo c'è da starci attenti ragazzi. Questo c'è da starci molto 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 attenti. Perché quello fa male. Anche quello fa male. Sono pesantemente armati e questi qua fanno veramente veramente male. Muro di lance e muro di scudo. Allora, il buon Teo, questo perfetto, ottimo. 15%, perfetto, l'abbiamo preso. 25%, dimmi che lo prendi. Perfetto, andato, ottimo. Ehi là. Ah, lancia i giavellotti quello. Non ci avevo fatto caso che avesse i giavellotti. Benissimo, questo non può attaccare, il turno dopo cerchiamo di farlo fuori. Il Teo schiva tutto. Aia, effettivamente è vero, sono dentro al suo range, maledizione. Cazzo, 5%. Non mi posso spostare. Mirato, sempre un 5%. Aspettiamo. Questo, allora vede quello e vede 34. Però questo è più pericoloso. Vabbè, ha preso l'altro, mi va benissimo. Mi va benissimo, ha preso l'altro.
attimo. Dobbiamo far fuori in velocità questo, perché questo qua con quell'arma lì fa un male cane, ragazzi. Qua cerchiamo di andare al fianco su questo, e qua cerchiamo di arrivare al fianco qua. Purtroppo al momento i miei non possono tirare. Skippiamo il turno. Aia! Ecco, stavo facendo male. Abbiamo perso purtroppo il Teo. Questo purtroppo fa male. Forza e coraggio. Dai, dai, dai. No. Ok. Perfetto. Ok. Knight, qua non vede una cippa, lo spostiamo di qua, può fare un colpo. 5%, 5%. Vabbè, missata. Nel frattempo... No! Ci hanno ucciso Al! Così, con un colpo solo! Bastardi maledetti! Aia! Mi son preso da solo. Cazzo, l'abbiamo perso. Al... E il Teo. Qua schippiamo, eh. Ehi là! C'è anche il cartone. Vabbè, cartoccio ormai, cioè... e mi piglio da solo, va bene, ottimo. Cazzarola, ragazzi. La fatica del combattimento comincia a farsi sentire. Liscio. Liscio. Aia! Maremma! E per fortuna che sembravano semplici, eh. Ah cazzo, questo non ha più frecce. No, 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 resisti. Sì, lo so che sei vuota, ma... Ups. Cioè, gli sta per rompere l'arco. Cioè, abbiamo perso tutti. Abbiamo tirato su de delle buone armi, buone... Ma... Vabbè. Abbiamo perso tutti. Devo rifare tutto il gruppo praticamente. Cioè, siamo rimasti in tre. Ma Bandit Riders, quello lasciami stare che siete in tanti. Cioè... Vabbè. Beh, ci siamo, almeno abbiamo un bel po' di mercenari. Allora. Uno. Due. E tre. Allora. Tanto Beastie ha fatto il livello.
gli mettiamo questo che ignora le armature. Allora, all Teo secondo. Allora abbiamo Knight, io ci sono ancora. Necromante secondo. Al Ruspix secondo intanto. Mamma mia ragazzi, che batto è stata che abbiamo preso. Vabbè, però ci sta. Allora, adesso sto giro però comincio a tirare io le croccate, maledizione. Che cazzo. Allora, Tarfone gli mettiamo l'elmo figo. Vada via le chap. La picca ce l'ha a due mani. Mi piacerebbe avere un muro di lance comunque davanti. Dovrei rifare il cartoccio. Il cartoccio metterlo con l'arma a due mani ci sta. Vediamo se trovo qualcun altro che posso. Cazzo, questo sarebbe già. Sì, dai, via. Cos'è, cartoccio quarto? Allora. Cartoccio quarto. E gli diamo questa, un'armatura un po' grossina, attrezzi per le riparazioni, cazzo, non altri attrezzi per le riparazioni, minchia. Allora, mercato, ci sono le frecce, buono, dobbiamo cominciare a vendere un po' di roba. Aspetta, no, quella lancia lì è buona, anche questa è buona. Allora, aspettate un attimo. Le frecce le prendiamo. Attrezzi da riparazione. No, attrezzi da riparazione ne abbiamo. Che sta di. Scorte di frecce non le abbiamo più. Guarda che belle armature. 90 e 90 le ripariamo. Elmetto 45. Beh, vediamo. Perché comunque c'è sia il. C'è il weaponsmith. Che belle armi. Spada da nobile. La spada d'armigero. Sì. Che è stato di quei soldi lì. Allora. Anche perché a Necro alla fine non gli abbiamo dato niente. Questa gliela mettiamo. Ok. Tu questa, che sono sicuro che mi duri qualcosina di più. Tutto il resto direi che lo potremmo vendere. Ah sì, le frecce. Eccole qua, secondo giro di frecce. Uno stiletto piuttosto del coso. Ok. Oh, la balestra! Queste fanno malissimo, ragazzi. Gli archi quelli fighi, l'hunting bow. Bisogna. Dobbiamo vendere. Non c'è nulla da. Cavolo, due archi, l'hunting, cioè prende due hunting bow, che vedete, range of tile 7 e questo a 6, cioè qua tirerei uno in più. Oddio,
finirei i soldi però. Però c'è vero che c'è anche la balestra, cioè la balestra fa 40-60. Però anche l'antibuffo fa 40-60. Ma sì. Crepi l'avarizia. Anche perché comunque i due arcieri che ho non sono niente male, cioè li sto tirando su bene. Aspetta, puoi dirmi che c'aveva già un anti... Aveva già un antibow, ne ho comprato uno in più. Ma vaffanculo. Vabbè, lo teniamo di scorta che non si sa mai. Ok. Abbiamo un contratto, però... visto che sono passati 25 minuti, ragazzi, direi che dal tarfone è tutto. Vi saluto e ci vediamo alla prossima missione. Ciao ciao!